Silvia De Dea del collettivo Onde Rosa, per quale ragione avete sposato questa campagna di Coppa Italia sulla tampon tax? Noi ormai quasi 3 anni fa abbiamo lanciato una petizione su change.org, il ciclo non è un lusso, stop tampon tax, una campagna, una petizione che oggi supera il traguardo delle 650.000 firme. Siamo molto felici di questa collaborazione con Coop che ci ha aiutato a entrare letteralmente nelle case di tante italiane e italiane. Che cosa significa per una donna vedere che gli assorbenti non vengono più considerati beni di lusso? È fondamentale, è una battaglia per noi storica, è un traguardo, anche se un primo gol importantissimo. Finalmente si riconosce alle donne un giusto valore, il fatto che avere il ciclo, avere le mestruazioni non può essere più considerato un lusso, gli assorbenti sono un bene di prima necessità e questo finalmente è un dibattito che entra a gamba tesa nell'agone politico. Ci sono anche delle implicazioni ambientali nella vostra proposta e questo in un momento nel quale c'è COP26 a Glasgow che parla proprio dei cambiamenti climatici e di quello che si può fare per il rispetto dell'ambiente. Oggi anche voi fate un po' parte di questa grande battaglia. Sì, infatti ormai nel 2019, 2 anni fa, quando era allora ministro Gualtieri, abbiamo raggiunto il primo nostro traguardo storico. Infatti gli assorbenti, diciamo cosiddetti biodegradabili e ecologici, sono ora tassati al 5%. Ora quello che vogliamo è che tutti quanti gli assorbenti vengano tassati anche loro, non solo al 10% ma al 5% o al 4%.